E oggi siamo a Chieti, andremo a fare visita al re del caffè, nello stabilimento Mocambo, un marchio che per tanti anni è stato impegnato nel mondo del ciclismo. Incontreremo Enzo Dinisio che ci racconterà tante storie e tante passioni. Queste bellissime immagini che troviamo... Sì, sono immagini come si vede dal Giro d'Italia quando noi eravamo sponsor a 360 gradi, eravamo fornitori speciali con il caffè, avevamo un mezzo con la carovana pubblicitaria e più eravamo sponsor con Acquestapone. Qui sono delle splendide immagini. Non ricordo ovviamente il luogo, però sono immagini acquisite dai fotografi ufficiali tipo Bettini, questi fotografi qua. Giro d'Italia, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, tutte queste gare importanti, perché lei ha sempre avuto la passione del ciclismo. Sì, chiaro. Tutto ho avuto la soddisfazione di essere con il marchio Mocambo su tutte le manifestazioni più importanti del mondo panorama ciclistico, quindi come diceva un attimo fa lei, Giro d'Italia, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, anche il Tour de France con Montini, che adesso quando andiamo su faccio una foto quando Montini vinse una gara al Tour, e quindi per noi è una chicca, oltre a Cipollini eccetera eccetera. Cos'è che le ha fatto decidere a fare un passo indietro, un po' di amarezza nel mondo del ciclismo degli ultimi anni o altro? No, tanto il ciclismo da sempre è stato bersaglio di polemiche. Secondo me ciclismo e polemiche sono due cose che sono sempre andate a braccetto. Non dimentichiamo l'è tutto da rifare, l'è tutto sbagliato di Gino Bartali, quindi sono frasi storiche, pertanto non possiamo pretendere assolutamente che oggi noi risistemiamo tutto, non esiste. La sua passione del mondo del ciclismo nasce negli anni 70, dal 73, con una squadra amatoriale a Chieti. Sì, ricordo che eravamo 3-4 amici che avevamo la passione per il ciclismo e la domenica andavamo a correre Piane d'Archi, ricordo, Archi, poi si andava nel Teramano, anche nell'Aquilano si andava. E lì nacque praticamente la Caffè Mocambo Chieti. E quindi si andava con questo furgone che io usavo i giorni normali per venderci il caffè. E la domenica la usavo come ammiraglia. A lei si deve anche questo primato di aver portato il ciclismo amatoriale proprio nel capoluogo teatino. Beh, diciamo, credo di essere stato uno dei primi poi, oltre a fare la squadra, anche ad organizzare gare amatoriali a Chieti. Ricordo la prima gara, scimmiottai un po' la Liegi Baston Chieti, la Liegi Baston Liegi, facendo la Chieti Pescara a Chieti. Così scimmiottando un po'. Un bel campanilismo anche in quei tempi per il ciclismo. No, il bello del ciclismo è che non ci sono campanili. Tant'è vero, fare Chieti, pescare a Chieti era proprio per sigillare così un'unica area metropolitana, oggi si dice, all'epoca ovviamente non esisteva proprio questo termine. Però lo scopo era quello di collegare le due città. Poi si è affacciato nel ciclismo che conta negli anni Ottanta. Sì, con Masciarelli che correva, sempre Masciarelli, con l'inizio all'era di Masciarelli, Palmiro. Con lui iniziò l'avventura nel mondo del ciclismo che conta con la GIS di Scibiglia. Lui era corridore all'epoca e mi convinse ad entrare. Per me sembrava una cosa talmente alta, talmente importante, anche perché essendo io molto appassionato,
l'amatore, il ragazzino, tutti guardano i professionisti, anche io che all'epoca insomma ero un appassionato, pensare di mettere il marchio mio sulle maglie di un professionista per me era come arrivare al top, in effetti così fu. Nel 97 o 96, non ricordo esattamente, nacque la Cantina Tollo, un team professionistico. Subito dopo Masciarelli mi chiese: che fa, vuoi tornare? E io gli dissi: vabbè, vediamo che si può fare, non ti preoccupare, l'importante è che tu mi dici che vuoi mettere il marchio sulle nostre maglie, poi ci metteremo d'accordo, non c'è problema. E così andò. Iniziò praticamente nel 98 e finì nel ben 2010 in maniera ininterrotta, questa cosa bellissima. Grandi soddisfazioni anche con Cipollini, che conquistò la maglia di campione del mondo, e su quella maglia c'era anche il marchio della sua azienda. Beh, lì a Zolder nel 2002 credo di essermi commosso veramente sul serio. Vedere Cipollini sul gradino più alto del podio, l'inno nazionale, fuori Italia, sottoscritto la nostra azienda sponsor, puoi immaginare che insomma dopo di questo cosa vuoi di più dal ciclismo, tutto abbiamo avuto. Quanto le manca però il ciclismo effettivamente? Ma diciamo che in tutti questi anni ho avuto una grande scorpacciata mi sono veramente molto saziato. Però è chiaro che la passione rimane e seguo sempre le trasmissioni di ciclismo, compreso la vostra ovviamente. E in questi istanti noi siamo un po' fermi con il ciclismo, proprio perché a me piacerebbe che qualcun altro si mettesse avanti. Secondo lei quale potrebbe essere l'ingrediente, la ricetta giusta per esortare nuovi marchi a sostenere lo sport? Beh, la pubblicità è come un macchinario. Se tu hai un'azienda e vuoi crescere, ti devi adeguare con i macchinari. Se tu hai un'azienda e vuoi crescere, devi fare anche la pubblicità. Poi bisogna scegliere se vuoi fare carta stampata, televisione o sponsorizzazione. Devi scegliere. Ma un prodotto ha bisogno di essere veicolato. Quindi le aziende minori che magari vogliono crescere devono puntare su un'immagine da portare avanti, altrimenti si rischia di rimanere fermi. Io porto sempre un esempio. Cantina Tollo, prima del ciclismo, era la cantina sociale, un vino di seconda e terza categoria. Oggi Cantina Tollo è uno dei migliori vini al mondo. Certamente la qualità del vino è eccellente, buonissima, ma quegli anni con il ciclismo ha portato l'immagine ad elevarsi in maniera tale che oggi il vino Cantina Tollo tu lo bevi perché è buono e lo bevi perché è conosciuto. Questo io credo che sia uno dei pochi sport che ti permette di crescere assieme all'azienda, quello che è successo a noi. Secondo lei torneremo ancora a vedere un grande ciclismo, grandi abruzzesi in tutto il mondo? Me lo auguro, ma più che i ragazzi, io mi rivolgo agli organizzatori. Sono loro organizzatori e sponsor che si devono dare una mossa, perché è inutile piangersi addosso per via della crisi. La crisi c'è sempre stata e sempre ci sarà. E che facciamo? Ci piangiamo addosso? Bisogna in qualche modo reagire. Allora, cari Luciano e Jacopo, il caffè è un piacere e noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Everybody.